Davvero una piacevole pubblicità, non c'è che dire, quella che il buon e simpatico cantante italiano Dario Scanu ha fatto di Mara Venier, un'imitazione riuscita, secondo la mia opinione, per una pubblicità di un marchio piuttosto conosciuto nel mondo della televisione italiana e non solo. Il cantante infatti ha sponsorizzato un cornetto imitando dapprima Mara Venier e poi Ben Rodriguez. La pubblicità postata poi nei social è stata però criticata da alcuni utenti, non tutti, perché sarebbe per alcune persone ritenuta come offensiva nei confronti delle famiglie tradizionali e non sarebbe diseducativa con i bambini. Il cantante infatti sarebbe, secondo alcune persone, troppo femmineo, apparirebbe in questo modo qua. Orrendo, ridicolo e vergognoso, oltre che preoccupante dal punto di vista dell'ambiguità sessuale, vedere un uomo che si rivolge ad altri uomini dicendo amiche, lo trovo diseducativo. Questo avrebbe scritto un utente, e un altro utente avrebbe scritto invece, prossima campagna offensiva per ogni tipo di famiglia, pure per quella omosessuale. C'è chi però avrebbe sostenuto invece lo spot in questione, e qualcuno avrebbe scritto: lo sto beccando spesso e già questo mi riempie di allegria e di leggerezza. Vi ringrazio per l'ascolto, ho avuto il piacere di guardare questo spot, a me personalmente non mi è dispiaciuto, mi è piaciuto molto la simpatia infinita di questo ragazzo Dario Scanu, un ragazzo a cui il sapone si vede anche in questi momenti qua in cui abbiamo veramente la più bella sensazione di benessere che può essere trasmessa grazie a questa sua capacità di saper far ridere gli altri. Valerio Scanu è un gran cantante, ma anche un grande imitatore capace di fare tutto questo. Il video termina qua.